Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Don Arturo, come di consueto, aprirà il notiziario con l'editoriale. Faranno seguito la lettura del calendario liturgico, degli avvisi della parrocchia e dell'oratorio, quelli di pubblica utilità e del comune. Vi segnaliamo ancora l'iniziativa della Caritas diocesana per la raccolta di fondi a sostegno dell'Ucraina. La stagione teatrale vi ricorda l'ultimo appuntamento allo Zanardelli in data 30 aprile. Sarà la signora Maria, in arte Paola Rizzi, la protagonista dello spettacolo dal titolo Tutta colpa del Piero. In coda al notiziario vi proponiamo lo spettacolo del 2 aprile scorso. Luigi ha raccolto il lavoro degli artisti Pier Giorgio Cinelli e Roberta Capo, titolato Boregal Ca. Buona visione e arrivederci alla prossima settimana. Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Così proclamò Sandro Pertini il 25 aprile 1945, dando via alla cacciata dei nazisti da Milano, dai fascisti anche in altre città del nord Italia. Quella data è stata ufficialmente scelta come giornata per commemorare la liberazione di tutta l'Italia e, dovete sapere, coincide con importanti celebrazioni nazionali in altri stati. Ho curato una piccola ricerca ed ecco i risultati. In tutta l'Oceania, tranne Papua Nuova Guinea, si festeggia l'Anzac Day, ovvero la giornata del Corpo d'Armata di Australia e Nuova Zelanda, in cui si fa memoria dei soldati delle forze armate di queste due nazioni morti in tutti i conflitti. In particolare nella Prima Guerra Mondiale, il 25 aprile 1915, sbarcarono per la prima volta in Europa nella città turca di Gallipoli, contribuendo all'affrancarsi di queste terre da una sorta di sudditanza coloniale. Nello stesso giorno, inoltre, vivono la festa nazionale della bandiera sia le Fairway che le Sauquizand. Per quanto riguarda l'arcipelago dell'Atlantico del Nord, si ricorda il 25 aprile 1940, quando il governo d'occupazione britannico la approvò come vessillo navale per le imbarcazioni delle isole e quindi di fatto ne riconobbe una certa autonomia. È una croce scandinava rossa che indica il sangue versato per l'indipendenza, bordata di azzurro, il segno del cielo, su campo bianco, il ghiaccio, con la particolarità di infrangere una regola dell'araldica per cui il colore rosso non può essere posto sopra il blu. In quel giorno del 1968, nelle Swaziland, per la prima volta è stata issata la bandiera nazionale in sostituzione di quella britannica. La libertà è esplicitata attraverso le cinque bande orizzontali di tre colori in questo ritmo A, B, C, B, A. Di azzurro indica la pace, di giallo le risorse minerarie, rosso le battaglie del passato, con al centro uno scudo bianco e nero, due lance e un bastone di guerrieri con piume di uccello. L'Egitto vive la festa nazionale della liberazione del Sinai perché il 25 aprile 1982 Israele ha completato il suo ritiro dalla penisola dopo gli accordi di Camp David del 1978.
In questa data si ricorda anche il giorno della rivoluzione dei garofani in Portogallo, 1974, il colpo di stato militare incruento che pose fine al regime dittatoriale instaurato da Antonio Salazar nel 1932. Da allora in quella data si vive la festa nazionale della libertà, anche se una buona fetta della popolazione, soprattutto l'estrema destra e l'estrema sinistra, non festeggia perché non si riconosce totalmente nella stagione che da esso si è aperta. D'altronde, vedete, queste commemorazioni hanno sempre un pizzico di delusione. Per ideali non raggiunti, per utopie che non si sono ancora realizzate e non si realizzeranno mai, perché, come dice la Gaudium et Spes, importante documento del Concilio Vaticano II, al numero 10, alcuni dai soli sforzi umani attendono una vera e piena liberazione dell'umanità e sono persuasi che il futuro regno dell'uomo sulla terra appagherà tutti i desideri del loro cuore. Ma come stiamo constatando, continuamente il sol dell'avvenire, tanto decantato, fatica a sorgere. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica. E lieta settimana a tutti voi. Arrivederci. Calendario liturgico pastorale. Oggi domenica 24 aprile in parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa, defunti, Biazzi d'Osolina e Rodella Angelo. Lunedì 25 aprile in parrocchiale alle ore 10, Santa Messa, defunti, Affini Enzo, Evaristo, Bruna, Gigi, Biloni Andrea, Angela, Giuseppe, Franco, Resconi Carolina, Pietro e Battista. Nel centro storico alle ore 20:30 Santa Messa, defunti, Priante Rosina. Martedì 26 aprile in oratorio alle ore 8 Santa Messa pro Popolo. A Solaro alle ore 18:30 Santa Messa, defunto Angelo e Marta. In oratorio alle ore 20:30 Santa Messa. Mercoledì 27 aprile in oratorio alle ore 8 Santa Messa, defunti Anna e Carlo. All'Incidella alle ore 18:30 Santa Messa, defunti Boffelli Pietro, Biazzi Bruno e Nicola. Giovedì 28 aprile a San Girolamo alle ore 18:30 Santa Messa, defunti Rosa, Angelo e Gualtiero. Venerdì 29 aprile in oratorio alle ore 8 Santa Messa, defunti Vignoni Carlo, Caterina, Bonetta Giuseppe, Marchini Ester e figli. Al cimitero alle ore 18:30 Santa Messa, defunti Doninelli Piero e Benvenuti Elisa. In parrocchiale alle ore 18:30 Santa Messa, defunti Alfano Vincenzo, Nadia Manfredi, Pezzi Giuseppe, Albina, Sergio e Guglielmo. Domenica 1 maggio in parrocchiale alle ore 8 Santa Messa, vivi e defunti, Compagnia Sacro Triduo. In parrocchiale alle ore 10 Santa Messa pro Popolo e processione degli altari. In parrocchiale alle ore 18:30 Santa Messa, defunti Beltrami Luigi e Perini Battista. Festa della Divina Misericordia. Domenica 24 alle ore 18, adorazione eucaristica e coroncina in parrocchiale e indulgenza plenaria alle solite condizioni. Domenica 24 aprile, Fraternità Sesto Anno ICFR. Alle ore 10, Santa Messa e alle ore 12, pranzo in oratorio. Sacramento della prima confessione alle ore 16 in parrocchiale e a seguire rinfresco.
Inizio del mese mariano, contrada a centro storico. Lunedì 25 aprile, Santa Messa alle ore 20:30, presso la famiglia Corini Puzzi in via Umberto I. Martedì 26 aprile, Santo Rosario presso la famiglia Lampugnani Signori in via Piave. Mercoledì 27 aprile, Santo Rosario presso la famiglia Galelli Ottorino in via Trieste. Giovedì 28 aprile, Santo Rosario presso la famiglia D'Ancelli Tedeschi Rosina in via Manzoni. Venerdì 29 aprile, Santo Rosario presso la famiglia Biazzi Zoppini in via Umberto I. Bella età, mercoledì 27 aprile alle ore 15, gioco della tombola. Ora giovani, venerdì 29 aprile alle ore 19:30, cena e incontro presso il seminario diocesano. Per prenotarsi, chiamare Don Nicola entro il 26 aprile. Domenica 1 maggio alle ore 15, ritiro per i ragazzi con verifica. Alle ore 16, inizio del torneo, 6 ore di pallacanestro, a rimbalzo per l'Ucraina. Alle ore 17, incontro dei genitori con padrini e madrine con Don Arturo. E al termine, pane e salamina pro Ucraina. Il Comune di Gottolengo, in collaborazione con l'Associazione Combattenti, Reduci e Gruppo Alpini, in occasione della commemorazione dell'anniversario del 25 aprile, ha organizzato alle ore 9:45 ritrovo nella piazza del Comune, alle ore 10 Santa Messa nella chiesa parrocchiale, alle ore 11 deposizione della corona d'alloro presso il Monumento dei Caduti, con la partecipazione degli alunni delle scuole. Tutta colpa del Piero di Paola Rizzi, spettacolo nel Teatro Zanardelli in piazza 20 settembre Gottolengo di sabato 30 aprile alle ore 21. Costo del biglietto intero 10 euro, costo ridotto 8 euro. Gli spettatori affezionati alla signora Maria troveranno il meglio dei quattro spettacoli che la vedono protagonista in un mix di scene comicissime che vanno da Paese mio che stai sulla collina, a Non voglio mica la luna, da Non sono una signora, a Una vita spericolata. Si tratta del racconto del rapporto della signora Maria con il suo Piero, dai primi incontri furtivi per timore di essere vista dai genitori, alla processione, per passare al viaggio di nozze e alla vita in comune, con tutti i risvolti comici del matrimonio. Un collage di scene che accontenteranno tutto il grande pubblico dei fedelissimi fan di Paola Rizzi, che rivivranno i momenti di gioia e di serena condivisione di una signora che rappresenta la grande umanità della nostra gente. Festa di primavera dei bambini, domenica 1 maggio in piazza 20 settembre Gottolengo. Alle ore 10 apertura dei mercatini, a seguire alle ore 11:30 della consegna Alberelli ai nati nel 2001. Dalle ore 15 alle ore 17 karaoke per i bambini. Alle ore 17:30 esibizione musicale. Secondo concorso estemporanea di pittura. Alle ore 10:30 inizio della competizione e alle ore 18:30 premiazioni. Ci sarà uno spazio giochi gonfiabili e tante altre e anche porchetta go-go per tutti. Esposizione inoltre di auto e moto d'epoca a cura del club di Gottolengo. E negozi aperti. Oh, Gnaride Gottolenk. O talenk, Gnaride o talenk. Che senso? Sa dis Otalenk. Gottolenk. Otalenk. Got talent. Otalenk got talent. Vabbè, sa sta. Facciamo così, chiediamo a loro. Oh, allora, Gnari de Gottolenk. O de Otalenk. Allora, visto che il 2 aprile, sabato, me e il Pier Giorgio, me sono Romy Capo e Pier Giorgio Recinelli, Romy Capo, veniamo a fare lo spettacolo Buongol Ka.
a Gotolenk. A Otalenk. Ecco che lei allora. Cioè, voi venite così perché abbiamo bisogno di voi per capire se Sanis Gotolenk o Otalenk. Ecco. Dicecelo. Ecco, dicetecelo. Dicetecelo. Su una donna. Un delma domandato. Lui come fa a parlare in sé sincero e naturale, anche se parla in verso, in strofe, in rima? Me, quando fabbrica verso, ma con la sgrebbia, e scappa il grosso, e scappa il fi, la lima, e non ho mai finito. Me invece, caro Ligo, rispondete, me invece fu come un osel che sebbia. Se gosso il gosso arguto che mette il fu fi fi, fu fi, compagno del rossignol. E se sto bene, fu come il canarì. Derve il bebè che fu ciri cici. Me i versi, i fu quanche non posso fa senza. E lur che cerca me, mica me lur. Me sulla terra, e lur gliena su mensa, capito le per sé, e diventa fior. I versi, signor Bortolì, che i versi che piace, e mai che i fabbricasse. Ma che ne nasmiga quando se vuol, ma quando Dio vuol. Proprio come società Rossignol, proprio come società il Canarì che il derfalbè che fa i sovversati, o non che fa guardine per progetto, per borio, i se per fa, e fa manco belle fette, un asene l'amor che fa. Hi-ha! Cadossin del gadì per scriebbe, o col che si è si vers, che cerca te. Ricordet, mica te che cerca i vers, se no fa per de man che le den vers. Di fatti il gari sulle prove in sé, se mette in sé dorime che sta un pe. Sembra stesse vergotte mica gram, le prove quanche i vers, i vea cerca. Versi, volete applaudire? I versi, i vea cercam, diceva nell'ultimo verso. Angelo Canossi e Riccardo Regosa sono d'accordo sul fatto che sono i versi che vengono cercati quando vuoi fare il poeta. E di questi versi, fatti poesia dialettale, stasera vogliamo parlare con questo spettacolo, Borrega al Ca. Chiedo di chi? Che chi borrega il cane? Cioè di solito sono i cani che borriscono noi. Borrono o borriscono? Borrono. Vabbè, e il cane che mi borra non te. Cosa ci borrisce il cane? No. In realtà è tutto molto più semplice. Borrega il cane sono le iniziali dei quattro poeti a cui vogliamo rendere omaggio. Quattro poeti che secondo noi sono tra i più alti che hanno reso il nostro dialetto una grande lingua. E chi sono? Adesso il cognosif. Allora, Bo. Bo, con la Bo. Che voi mi di? Non lo so. Cioè, Bo, mia Bo. Dimmi, cambia con la Bo. Ah, Bo, a me così. Bo. Boniek. Bonisei. Bo. Sta, che tra l'altro Bo. Ho completato. Sigo mia l'Inter alla Juve stasera, a proposito di Foba. Bravi, che se, fatevi un applauso che siete venuti a teatro anche se siete a Juve. Comunque, Bonazzoli. Bonazzoli. Regosa. Regosa. Al. Altafini. Eccola là. Albrici. Albrici. E Canossi. Canossi. Li conoscevate tutti? Canossi. Canossi. Ma mi verrebbe un'espressione da letale, grazie. Cioè, no, nel senso che Canossi, chiaro, ma è... Canossi perché ha fatto le canossiane. Ma
Vabbè. Comunque, se no, vabbè. Tra l'altro Regosa dalla vostra, ma ne parliamo dopo, ti manerbio Regosa dalle vostre parti, per me dopo sono Butisi, quindi dopo Sansè e tutte le note, tutte precise. Vabbè, non c'entra niente, ma ecco, quello che ci interessa però è proprio parlare di questi poeti, perché spessissimo non sono conosciuti, e l'idea di incuriosirvi un pochettino, magari poi nei prossimi giorni o vi viene voglia di leggere una loro poesia, non è facile trovare i loro libri, no. Quindi magari andare in una biblioteca a leggere la ruota di questi meravigliosi poeti che, come abbiamo detto, sono quelli che secondo noi sono tra i più bravi, forse per me è più bravi, ma dopo quell'altra storia. Va bene, quindi rendiamo omaggio al nostro dialetto bresciano, un dialetto sesgres, come dice il Canossi. Il Canossi nell'esordio alle 10 giornate dice che il nostro dialetto è de uses gres, che il parte sgagnassasse di sfida e che ruina io e ciò chi la les, e la mai dit calta al fret e brutto al pa, e tra i dialetti d'Italia alzare al pes, ma è sempre linguaggio di italiano. È un dialetto sgres, però è un gran bel dialetto. Sì, è o non è un gran bel dialetto, il dialetto bresciano. Anzi, c'è qualcuno che non parla dialetto qua stasera? Sì, che magari si è portato bene la radiolina per ascoltare la partita, ma... Non so che la no, ok, benissimo, infatti va bene. Il dialetto, come dire, è... Qualcuno ha detto che è l'anima di un popolo. E al popolo il dialetto capia spesso perché sente parlare così come ragiona, come parla. E anche se non è la poesia con la P maiuscola, il nostro dialetto racconta le storie, le tradizioni, i personaggi della nostra terra. Ecco perché è il popolo galbè ai nostri poeti. Ma li stiamo un po' dimenticando, appunto, tra voi. Già abbiamo la conferma. E anche il dialetto. O la Romia fa la fine degli Etruschi. No, sì, gli Etruschi, bravo, gli Etruschi. Perché gli Etruschi non è che sono mai stati conquistati da nessuno. No. No, gli Etruschi sono finiti, la cultura, la popolazione etrusca è finita perché non si parlava più l'etrusco. Assimilazione culturale, capito? Ardonde mi fa assimilare culturalmente il nostro dialetto. Soprattutto questi tempi con questi nuovi neologismi, o magari le parole in inglese. Che dire le parole in inglese? Infatti. A proposito, se fate delle foto o ci dovete poi taggare, che mi affitto il Facebook, ci taggate. Mandiga a taggare. No, come si dice taggare in dialetto? Taggare in dialetto vuole andare su Google. Certo. Che è il proverbio, che te che te tagga ti tagga. Tagga mi tagga. Me taggati tagga te che te tagga. Allora, se vuoi... No. Se volete seguirci su Facebook, quelle robe lì, c'è Instagram. Cioè, Pier Giorgio Cinelli, Roberto Capo, sulle pagine. Ecco chi dite tagal. Tagal è come di segnaso il nome sotto la foto. Esatto. Ecco, serve una canzone per non fare la fine degli Etruschi. Chissà come parlava, chissà come scria, nisì che la sa, a sentir come parla ignari del denke, me un po' che sto pura, che fa la stessa fi, e te che le parole, che sa capes niente, i dischi e de modo preferisse il dialetto. Come il wifi, come il bluetooth, il modem, il router, il software, la RAM. El meeting, la DAT, el shopping, el PIN, el wedding, el joystick, el boomer, el brunch, el fitness, el jogging, el peeling, el scrub, messe un po' di crema e va fate impatenar. Fumia come gli Etruschi, chissà come parla, chissà come scria, nissi che la sa, a sentir come parla ignari del denke, me rompo che sto pura, de fa la stessa fi, de te che le parla.
parole che sa capis nient, i dischi e del modo preferisce il dialet. E smartphone e tablet, la mail e il mouse, l'audience e il feedback e il touchscreen e spam, le fashion, le trend, il outfit, le cool, all inclusive startup, la mission default, home banking sold out, la spending review, e alla fine del mese tagane più noi. Fumia come gli etruschi, chissà come parla, chissà come scria, nessuno che la sa, a sentir come parla ignari del denke, ne rompo che sto fuoro, te fa la stessa fi, tende che le parole che sa capes niente, i dischi de modo preferisce il dialet. Google, TikTok, WhatsApp, Instagram, el post, el like, Facebook, el tag, YouTube, la clip, el web, el live, el playback, spin-off, el sequel, la smart, el selfie, playboy, la chat, su pornab, en tatla, tomuruso, lava, fast, en petena. Fumia come gli etruschi, chissà come parla, chissà come scria, mi scrivi che la sa, a sente come parla ignari del che, e non può che sta pura, de fa la stessa fi, de te che le parole, che sa capes niente, i dischi e del modo preferisce il dialetto. Partendo da quello che conoscete tutti, Angelo Maria Canossi, nato nel 1862 e poi è diventato un po' il poeta della brescianità, il punto di riferimento per il nostro dialetto, il maestro per i poeti venuti dopo, anche perché il dialetto, la mia faccia scrive, no, vero? Gnacchi? Bravo, neanche leggerlo, perché ha molte regole che tanti se la sbatta anche un po' di male, anche sull'internet, appunto. Come se avessi internet in dialetto? Internet? Vabbè. Comunque si trovano appunto sull'internet delle castronerie che vede l'ultima ma sancasse anche, perché dice, cioè, ci sono delle regole. Ci sono delle regole, ma ci sono anche tante, come dire, regole non scritte, che le fa a Oreccio, che variano da paese a paese, da frazione a frazione, a volte da via a via. Il Canossi stesso aveva scoperto in Carmine, in Rua Sovera, una piccola enclave dove si parlava un dialetto spesso molto differente da quello della città. È carmelitano, no? È carmelitano. Capito, sì. La capito, sì. No. Magari l'avevano fatto per via Fascapita e Strepa Butù. Esatto, l'ha fatto apposta. E sì, perché chi Strepa Butù? Cioè, quanti si che? 60, 70? E che mi dice che sa cosa erano i Strepa Butù? Cosa? I preti. Vabbè, non si apre un'altra storia, no. Però dopo... No, ma sa sta. Vuoi discutere con la signora dopo. I Strepa Butù erano gli sbirri. Pensate, perché il taccuglio alla vetta c'appava la giacchetta e ti strepava il Butù. E al ferro. Comunque, tutto questo. Io per esempio le scarpe le chiamavo le fanghe. Le fanghe. Che scappava? Le valise, le gaetane. Il carmelitano le sì. Ah! La prossima volta dimmi il primo spettacolo di Sesson che questo era per dire che il nostro Angelo Maria ha ben definito molte di quelle regole che erano così molto aleatorie. E bene o male è il punto di riferimento per chi scrive in dialetto. E lui scriveva in modo meraviglioso, rustico, arguto, e scriveva per farsi capire dal popolo che lo leggeva. Spesso era divertente, ma sapeva toccare anche corde molto, molto più sensibili. Vabbè, se vorrei parlare un po' troppo tanto, meglio leggere alcune sue poesie. Al Sion Checo. Sono assinnito e qualche soriazza in parapiote, in dovolieri ha,
sempre che soria per strada dreta, con un bel niente ma e sempre nun di dente, che è il più bel costume per un poeta. Perché sta un ur del vero, un tacco lì, si orchecco, le dientà, col traffic delle scarpe de cartù, patrù de possidenze, dei milieu odiate, maledette, malcontente, me? Come possidenza restata zero, ma so però contento di essere padrù del cor della mesente. Dei me scrive, tua mamma è malata, poi dopo la sta pesa le moribonda, ta che il biroccia in fresa e via de onda, vera fosca, più via l'acqua, cassata da un verra più, la meccia salmo, stas, intera vera posse de negas, la parla più, la cave più in medicina d'arria, purtroppo non che per niente fa, che Dio che dà che il paradiso, le fredda, sente. Fu per basala, oddio, piani piani la del fiocio, la ved, la parla, asce, se ta sem mis, del fe porì che gara fred. Gamuta il suo pietino, povera mamma, e la pianse. La pianza de dede notte, la pianza che la fa pena, anche nel sonno la pianza. Ma ecco che da notte, ve compare il murti, vestita malapena da un po' di camisie, guarda, dis mamina, e pianza, e pianza, e pianza, guarda cosa te fa, col camisin bombate lacrime, mamina, con ste misulino, po' di piedurmine, mica pianza il più. Sparisse il cuore murti, la mamma la piace più, la mamma la sa te le lacrime del cuore, e quando il cuore la piace, che cade fa? La muore. Cavaliere, lui era così, era semplice, e questo era un abbraccio alla sua Brescia,
che poi lasciò nel 1936 per trasferirsi a Bovio, morì nel 1943. Da giovane però aveva, come dire, viaggiato molto. Una volta era andato in Provenza sulle tracce del Petrarca, e fa un po' di giornalista. Da un cortile una volta sente ballare e cantare delle donne bellissime, dice. Sembravano rondini perché era stile di Bianca Neger. E gli assiste alla rappresentazione di Mireio, che sarebbe Mirella, un poema di Frédéric Mistral, che messo neanche di Calera. Pensate, era chi Mistral? No, cioè, era il vento, Mistral. No, quello è Mistral. Mistral. Okay. Comunque, allora, vinse solo un premio Nobel nel 1904, quindi magari era mio professor un semo. Ma Canossi si faccia pafes da questo Mistral, anche perché dava lustro ad una lingua che in fondo alla fine era un dialetto, era il provenzale. E si ripromette, tornato a Brescia, di tradurre a suo modo quel poemetto, e gabetta un po', ma alla fine scrive La Serenada, conosciuta anche come La Canzone di Magalì. E per fare Magalì abbiamo ospite un'attrice meravigliosa. Pronti? Oh Magalì, splendor della contrada, vea la finestra, o cara, un momentì, che te vuoi fare una bella serenata e sentere i sospir del mio violì. El vento il tas, e lì sono celle stelle, come non sogna me, ma le dientas morte, e pechele, se te compare a te. El sussur della frasca il tuo cantare, i vali stesse, non che niente rare, e me per non sentire, resta in tal anguilla, e da scondin tra i scoi del mare. Oh, Magalì, niente per un'anguilla che allora me qua dente pescador e sta tranquilla che venirò a pescare. Ma se con Rec o altro furberia te te fecchino venire a pescare. Me allora me fose e scappe via e ciao bestiet, speranza le troam. Oh, Magalì, osi di bel va, che me con tuo rispetto dente usa la dur e la sen fatta e ciappe solo archet. Ma bravo, diente osera dur de charlotte, de dulce, de spesec, che allora me diente, o erba, o fiur, e scappa lo scondimento dei boschetti. Oh Magalì, ma appena diventata o erba, o fiur de prat, me diventerò perle de rosada e veia romperlate. E intanto che te cambia ten rosado, me ne cambia in den nigole fun vul, senza fermam, finché non soriado de là del mare in due tramonto al sul. Oh Magalì, te amen, che se te pardeulate un dote di te, me diente per sverte in fence de mare te che porte me. Se te diente vende, ne cambia cera e cambia idea, e invece di andare via, diente un bel sul de prima era che fa gatigo alla nef e al jazz. Oh Magalì, io c'è bella buchina diente al sul de april, e me dientero la luserdina che il varda sta a godir. E te fa la salamandra, e la toschena scondero tra le socche delle vie, me diventerò la luna piena che varda e conciliavo i delle strie. Oh Magalì, fate luna se te piace, e me diventerò un bel rido il denigo e de bombas, e poi tan fassarò. Ah sì? T'avevo fassam come un pt? Ah sì? Come un pt t'avevo fassam? E invece, me diventerò un butulì de reso e vuoi fiorire un quac bel ram. Oh Magalì, ma appena te diventerò toccare un butulì, mediente farfalla e pote sente il tesoro che basì. Sospira per me car, mentre di che magnan ditte le aria toccam, vos condimen del lente, un ruer antic, e poi vede cosa te fam. Oh Magalì, vabbè, diento per un ruer in messa in bosco, e medientarò per strenzare il tuo cuore un ram di liga bosco. Settime felicità, però sta attento che non te reste che un ram sec e ma, godecis, de serame den convent e me col mont no go più niente fa. Un Magalì, se te te vuoi far monega, me fu anche me curata, me mettesse anche me una bella tonega e venia confessata. Ve, però te trovare la porta piena di munighine in grande fa, per il trespor della sorella morto, e che la sarò me, ben da sopra. Oh Magalì, se tu non resti a te, non resti più pace, e cara, ora resti fantera e tomba a me,
per item di me bras. Adesso il tuo discorso è me par bene, de innamorato onesto, e basta se. E allora accetta te me puoi anel e a quella che te dà, vede da me. Oh, magari, il mio cuore si smarese, come ho te ringraziato. Ma guardo, anche le stelle del guardato, le tremo e le svanese. La serenata, che meraviglia. Ma ci avete mai fatto caso che in dialetto bresciano praticamente non esiste il verbo amare? Cioè, per... Davvero? Metà ame. No, magari la roba da pescadura. No, non si può dire. No. Cioè, come se per dire invece che metà ame. Tra le be. Tra ma piace. Tra se carina. Poi si posate. A me? No. No, però è particolare questa cosa dell'amore. Magari ne ripariamo alla fine, ma perché adesso ci tengo tantissimo a dire una cosa. Se c'è una costante in terra bresciana, da sempre, se c'è una costante in terra bresciana, questa è il vino. Di te. Beh, allora va Laura, te sei ben che l'ozio è solo il padre dei bezze, e la tua lingua è sua madre, ma te vi l'anche rispettano perché che, oh, dizene, che pote fa il croato, abbasso l'astria, e vado a descrittala e de famiglia dizene sta sopra il fiato. Se ti devi andare per rane, beh, padru, ma a me padru ti andare a fare la bala, sa che devi rispettare ogni opinione. Non si può parlare del Canossi senza citare Angelo Ferrazzoli, detto il Rassica. Rassica, l'avete sentito, conoscete? Insomma, adesso? Rassica è un personaggio realmente esistito. Angelo Ferrazzoli, nato nel 1858, era un ortolano, però era anche un filosofo, una specie di Diogene arguto e molto popolare, e questo essere popolare, questo suo bene, questa sua semplicità, questa onestà di base, questa sagacia aveva attirato il Canossi, che era sempre alla ricerca di parole nuove, neologismi, dialettali chiaramente. Ecco, il Rassica era praticamente diventato una droga per Canossi, era il suo pusher. Come si dice pusher in dialetto? Spacciatore. Ah, beh, certo, spacciatore. Era diventato il suo spacciatore di parole in dialetto. Rassica era prezioso perché parlava un dialetto puro, non imbastardito. E Rassica, come abbiamo capito, gabbiasia è il vino. Sono stato assente e turbeante. Che col naso che come con ultrani, che professor che fa la propaganda contro l'alcolismo. Fiori dei cani è il predecano. Ma voi non siete i danni del bere, è un'abitudine nefanda, e voi bevete, o porchi di bresciani, come i maiali, i beve la lavanda. E nel fava edere con le proiezioni, il delirio, l'amor di un ciupitù, una scena di spaent che fa un gremì, una scena, oh dite, ne? Te basta di che tu salvamo al cantinù, e vergi dopo l'alter, te squinti. Caratteristica di questo Angelo Ferrazzoli era questa zitta tagliente, dizene, e forse per quello fu chiamato il Rassica, o forse perché con la sua arguzia
e soprattutto aria canzonatoria, pungeva chiunque in continuazione, come il lavorio costante di una sega. Anche la sega. Canossi lo elogia e lo fa diventare dei sonetti. E questi sono talmente vividi e hanno talmente successo che Rasega diventa, come dire, una maschera, come Gioppino. La maschera del contadino colto e furbo, come Bertoldo, perché io prima. E così Rasega prende vita, inizia il ciclo di Rasega che, come vedremo, durerà molto anche dopo il Canossi. Ma Rasega non si arrabbia mai. Te paga un quarto, non devi che dire se ti fa niente in tale dal becchere di San Clemente, a diga con bel garbo, lui, il medaghe meschio di Bilanc. E lui va dentro, disne lui, quel giovine, il me faga la gentilezza, scusane, il medaghe meschio di Bilanc. Per l'accidente, gria tu schiaff sul muschio, te l'ancola, cicciac, compagno di base rilievo sul mir, ecco il meschio, ciappa mis de tolo, disse il becchere. Ma lì che il cacco dir, il cor gentile che risponde con spetto, dizze, ne dizze, era sei a mesetto. Ma che peccato sarà se con orgeste faccia ad altrani i buttare per lingua, per talento, per dare invece d'ambia so coi sechei e da segnare al sindaco in consei. Se non fesmiga cotta al viso resta specie de Diogene e anche me sera sera me immagine vedes Diogene andangir dell'imì a cercalo el gare sfigat me dic te diga oh disse lui sur mat cerca longa il migo che il Charlie manciar dei maringhi con la terni il ciapparà dei gambe che se c'è una costante intera bresciana, quella è Elvi!
Rassega durante il bombardamento u Bresorski. Stanot, sudrica in ferro me sciotta al cantino e senti la san fassa che mi ha dato un brosguio ieri sul fanello e pis davanti al mio bucci e me lo smetto in terra e poi mi dice gli ha proibito i lumi, ostrica che risponde che sorda gentilezza che i gai finiranno di presa mi ardenture, beh, che schiude l'uscio e sente lui che dice che ti aeroplani, Asturo, fioi dei cani che volevo il mio bucci per vedere presa. E lei mi attacca al muro, viene fresco, anche la ma vi incontra un'automobile con due fanai. Oh, dice, altro che sul fanelli! E mi mette a usare, gli è proibiti i lumi! Se ciao, i miei segna che cammina e cammina per non aver San Gestac, arde gran granciar. Hostis, vi sbaglia strada. Sono andata in Campofera, per l'ospedale dei tramelli illuminati che il parco è luce. Poi vede per lontà i cammini della soda, manda fiamme e mi mette a usare. Oh, dice che la senti appena i soffanelli o più i decani che tira i aeroplani? A presa o grosso o niente, sono lì sulle rimesse e fermo i sei cammini, le smette di cicà e fermo a me, tu ci qua c'è il mio. Bravo, Canossi. Bravo, Fes. E invece questa era la Bonazzoli. Siete cascati, eh? C'erano cascati anche gli amici del Canossi all'epoca. Angelo, che fai? Sa firma mia col tuo nome? Adesso accorto. Anna Paola Bonazzoli, nata nel 1878. Si dedicò all'educazione del popolo, maestra elementare. Scrisse libri, eh? Libri di testo, sillabari, racconti, poesie, liriche, ma tutte in italiano. Un giorno, siamo nel 1915, tale Siorpea, tipografo della rivista Brixia, e disse, Bonazzoli, mi scrivo delle poesie in dialetto. Ma lei scherza, non sono capace, non ho mai scritto in dialetto. Sulla prima pagina della rivista Brixia, che tra l'altro aveva cofondato il Canossi, c'era sempre una poesia dialettale del Canossi, appunto. Canossi non vuole più scrivere per la mia rivista. Abbiamo litigato e senza poesia dialettale la rivista perde assai. Ma dai, farete pace. No, 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 dai, la prego, mi aiuti. Anzi, la scriva su Rassega. Così la Bonazzoli va dal Canossi e cerca di fargli parlare. Gli dai fi pace, ma non ci riesce. Allora gli dice che il Pea ha chiesto a lei di scrivere se lui non torna. E il Canossi, e perché non accetta? Cioè, alla fine fu proprio il Canossi a spingere la Anna Paola a scrivere in dialetto. Anzi, a scrivere proprio anche sul Rassega. E poi le fa anche i complimenti. Quando lesse i suoi versi le disse Yer palet. C'è qualcuno che usa ancora questa espressione? E sarà il palet. Oh, Canossi, per dire che gli era piaciuta, disse proprio, yeah, il palet. Ecco, esordì con Rassega diplomatico. Erano i giorni in cui la Francia corteggiava l'Italia per entrare in guerra e quindi scrisse diplomazia, Rassega diplomatico. Che i boio de francese, che sordo impatinate per fa che non mentesse. Entro ci so discorso per dare una vestradina, i che strombetta d'enter la civiltà latina. Ma come la francesi, io sono un italiano, in nome dell'Italia datemi pur la mano, vi aiuteremo a dargele al perfido nemico. Saremo degni di Roma, degni del sangue antico. Ma dite, oh, francesi, fimiga le spissine e altre, siamo intesi? E questa era la prima poesia in dialetto della Bonazzoli. Si firmò PB. Infatti gli amici del Canossi, quelli che si erano sconfusi prima, gli dissero, ma perché ti firmi PB? Perché poeta bresciano? E invece della Bonazzoli, da quei primi apprezzamenti, la Bonazzoli divenne una grande poetessa dialettale.
quando sei a me barbè compagno di te, gli tante sete che mi ha che mi appoggiano, la chia non Martina bella come un fossero della regina, e te la vede sulla, aria d'un fos, e me che potrei come un balos, piani piani e proprio sul cupì, che mole sulle onde un gran basì. Vilan che si de un brutto screansat, de fan la son del fos, si proprio matra, disto e toro abuso, e me vo via, e le, Nina, sti che a fan compagnia. E un altro te, la vede sullo spazio, e mega potere, e che tutto è brasso. Nevo, ma tu mandiglia con permesso. Ma l'amore che dice che fai scherzo, se per sei bellezza non che mi, von Cesa a recitarmi curni perché me ho la grazia, la mi dice, che in dome tu in insieme un paradiso. Che paradiso di che, tesoro bel, e son gli arci paspas fino all'anel che li ontrani. Non c'è se voi, che dice la bebella, che me vi aspetta che è nella santella. Ah, bella compagnia che adesso mi fai. Ah, le tue chiesto l'amore che chi per me. Stelassa d'ora, con la secca dice, ne dice amore, un li proprio che brise. La va più ordata, la bella mustassina, e finché ne vi scrive la letterina. L'amore mi distrugge a poco, come la legna verde in cima al fuoco. L'ama risponde, non voglio per marito un ciocchettone o un altro bel partito. E me risponde, già che mi hai lasciato, vi lascio anch'io e sono liberato. Ma poi non scrisse solo Terrassega. Sul panel della porta gli ha sentato una scettina che la piansa. Cosa che bella pitina? Ho perdito il megatino, ma va là che tornerà, farà un quasi tempo, dopo lo veglierà. Ma la piansa. Ascolta, piccinino, mette in porta il più bel, vegna che domani mattina mette in porta nel capello e le piansa, no, anche il no, che dentro tutto, il suo amore non era che là, e se più non tornerà, la per più, di smentecare. Lotta contro i rumori? Ma si non inventa sempre di che in neuf, ni son colmantudes, e senta lì che c'has, con quel tac 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 di che il lavoro che burlo son del bus, che disgraziato che guida, a qual de sera, e che al cervello toc. Se può, si viglia sverti e salta sopra, portolina ne ho, ultima creazione, la pescessa, io, si entra in bar per bere il caffè in Santa Paz, se ciao, che era un bordel, proprio un bordel de match, nel nuovo biliardino, ultima creazione, ve con ve a scappare, valdise me la lotta sui rumori, da cominciare da bene. Che bello luna, guarda che c'è il sere, guarda che belle stelle, che c'ha come vende, viso nini, t'aspetto al tuo bici, viso nini, t'aspetto al tuo bici. Le stelle quando trema, e le sterli si se, le dis le robe belle, a quei che se vuol bene, vesonini, t'aspetto al tuo bici, vesonini, t'aspetto al tuo bici. Ascolta che serenata, i canto te cigri, canta le raganelle, canta le manduli, vesonini, t'aspetto al tuo bici, vesonini, t'aspetto al tuo bici, vesonini.
aspetto Tobigi, beso, beso Nini, ti aspetto Tobigi. Adoro Nini e Bigi. Un applauso a questa canzone, ma perché piace a me. Mandolinado. Infatti, perché la Bonazzoli, oltre alle storie appunto di Nini e BG, ha dedicato parole alle scete de Bressa e alle loro avventure. Ci sono tante belle poesie che raccontano appunto delle storie delle ragazze bresciane. Le scete de Bressa e i Somuscardi. Le scete de Bressa, io tutte balune, e belle, simpatiche, mandran balusune, le marcia la moda, soprattutto il modello. Dei guancia la sciarpa, dal tacca al capello, la gema, la pina, la rita, la cia, la rosa, la nina, la bice, la lì, chi è proprio i medei dei tipi più figli, magrete, slanciate, con gli occhi birichi, le fa girare il co, a tanto muscardè. La nina alla sua mamma, quante sere zuina, si è bella come me? No, cara. Quando si esuina, si è un tocco per me di te. Grazie, non è colpa me. Tanto si è fan più bella. Sa che stasera andrei. Le sai che la tua mamma le era più brava di te. L'1 di agosto. La gemma lei alla finestra, la mamma più in venta, sotto la lucerna la corso. Mamma, che bello l'1. L'ho visto fino alla fontana. La statua la parla un angelo che deve pensare, mamma, perché è verità? E infine la torre del pegolo, le tette del splendor. Le robe del signor, dice le fan cantare. Mamma, perché è verità? Lo mio tente vegne. Ne smette ta cognac, che c'è sto rondumà. Ah, poi è da mese che ti ascolta te, con tacche che te cuse, pensa che te slavon. Dopo posaron. Ah, senza che, mammina. Ti tocca a sé, carina, voi dici state in me. Ti dici che ci stai? Dai, non dai. Madonna, che bellezza. Striga che ho fresso. E infine i copi e bei. Se non ti sei striga, te. Dire dresce e bei. Ecco. E poi, giusto per chiudere la carrellata sulla Bonazzoli, sono anche bellissimi i personaggi che ha creato. Erano Giovanni e Righettino, due ragazzi di 6-8 anni che vengono da famiglie incolte del popolo e cercano di parlare in italiano. L'assenza giustificata. Chissà perché non viene quest'oggi Giovannino, domanda la maestra e s'alza Righettino. Giovanni oggi non viene perché è tutto bagnato. Come? Spiegati meglio. Nel fosso è virolato. Nel fosso, com'è stato? Io fava di carretto e lui era il mio asino e fava lo sgambetto e tira e corri e gira, ha preso uno scapussone, allora l'ho molato e ha fatto un birolone. È nato giù nel fosso e si è tutto bagnato. E io l'ho tirato su, poi l'ho menato a casa e quando erano in strada già non piangeva più. Quando l'ha visto il babbo ci ha dato uno scopassone e poi è andato in corte a prendere un stanghetto, ma subito la mamma ha preso via Giovanni e ha detto di star fermo che ci levava i panni. Poi dice, Righettino, va a dire alla maestra che questo berichino è burlato nel fosso e che non posso venere, venga là quando posso. Ma se c'è una costante nella terra bresciana, eh? Quanto è bella l'uva fogarina e quanto è bella saper la verità. Andiamo con la mia bella a far l'amore in mezzo a fra. Dirintindì, 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 dirintindì. Pinassa, pinassa e fiasco. E se son pallida come una strassa, vinassa, vinassa e fiaschi di vin. Barber, champagne, stasera beviamo per colpa del mio amor, per colpa del tuo amor, ai nostri dolori stasera brindiamo. È tutta colpa del Barbera, è tutta colpa dei champagne. E se so ciò pur ti matà, e se so
so ciò pur ti manca, e se so ciò pur ti manca con la carriera, e trinca, 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 buttalo giù con una spina, poi vedrai che bella festa, la medicina del mondo in rovina, stai tranquillo, è questa qua. A proposito di cose popolari, sorpresa delle sorprese, anche Angelo Albrici ha cantato una cosa molto popolare, il Rassega. Rassega è l'ultimo de Carneal. Se Rassega al turno si disarres, na urto, l'ultimo de Carneal, me ci appai la mia solita balina, e fai una scarafala nel boccale, si è bocca tirata la mattina. Però stai bene, pian pian, bel bella, bella greggia, andai da manca bene. E anche per una bala come che le là, dei bonori si framma ancora res, e se per strada la res cantate, ula i pilastrui ma portares. E anche purtroppo che resta peniena, sente la parcia pada da spaente. O dice, bei tempi, media luro, tu ci era leger, tu ci sei divertia, e adesso parto in quanto nasce il maluro, i sarangi e me, tu nell'osteria. Lei, Rassega, non deve bere più il vino solo o ci lascia la pelle. We'll be right back.